2.500 persone hanno assistito a Biella all'incontro tra le nazionali under 18 di Italia e Olanda, finita con il risultato di 3-1. Gli azzurrini vanno presto in vantaggio con un bel gol di testa di Mulattieri, imbeccato dal terzino sinistro di proprietà Inter Corrado. Dopo un buon possesso palla, l'Italia subisce il ritorno degli olandesi, che però impensieriscono la porta solo a cavallo tra primo e secondo tempo, grazie alle iniziative dell'attaccante del Chelsea, Famila Castillo. Poi nuovamente su assist di Corrado e l'attaccante del Torino Rauti a portare l'Italia sul 2-0. Dopo un terzo gol di Merola in mischia e l'Olanda ad accorciare le distanze con un rigore trasformato proprio da Famila Castillo. Allora ci troviamo a termine della partita con il CT della Nazionale, partiamo da qua, la città ha risposto bene, tanto pubblico, questo credo che sia anche motivo di orgoglio per i ragazzi che sono scesi in campo. Sì, siamo stati benissimo, siamo arrivati qui a Biella domenica sera, l'organizzazione è stata fantastica, infatti si è visto anche la grande partecipazione del pubblico e quindi noi abbiamo trasmesso un messaggio di sport sul campo, ma anche dal pubblico c'è stata una bella risposta, per cui una bella soddisfazione soprattutto per il calcio giovanile. E sotto l'aspetto invece tecnico, una partita che ha portato un risultato positivo, benché amichevole abbiamo visto comunque in campo anche un buon agonismo. Sì, in campo internazionali le amichevoli non esistono, per cui abbiamo fatto una buona gara contro una grande squadra come l'Olanda, che in campo internazionale e soprattutto a livello giovanile ha sempre delle ottime squadre, al di là del risultato che sicuramente fa da morale e da stimolo ai ragazzi a fare sempre meglio, mi è piaciuto molto l'atteggiamento dei ragazzi con cui, da tutti, dal primo all'ultimo, chi ha giocato di meno ai titolari, per cui c'è un gran gruppo e lo si è visto sul campo. So che lei non parla dei singoli, parliamo allora dei singoli degli altri. Ho visto un olandese, Castillo, Chelsea, molto buono. Loro hanno grande qualità, poi hanno anche giocatori che già magari qualcuno ha assaporato anche l'aria della prima squadra, ma non lo so, tutte le categorie esprimono un ottimo calcio, per cui è stato un onore poterli battere, ma anche noi abbiamo delle buone individualità, non faccio i nomi, però insomma abbiamo degli ottimi giocatori. Grazie, vive i Mussi Volanti. Questa è una bella battuta, bene, cioè, sempre, certo.